fanciulla di Conchiglia. In un'elegante abitazione vivevano un tempo tre sorelle. La più anziana si chiamava Fanciulla d'Oro, quella di mezzo Fanciulla d'Argento, la più giovane Fanciulla di Conchiglia. Tutte loro erano ugualmente intelligenti, abili e belle, come splendidi crisantemi di montagna. La loro bellezza attirò molti uomini che ronzavano continuamente intorno a loro, come le api attorno al profumato nettare. Fanciulla d'Oro e Fanciulla d'Argento ne erano orgogliose, ma nessuno di quei giovanotti soddisfaceva le loro pretese e su tutti trovavano qualcosa da ridire. Uno era troppo povero rispetto a loro, l'altro troppo grande, l'altro troppo piccolo. Nessuno possedeva tutte le qualità che loro pretendevano da un futuro marito. Molto più modesta era la loro piccola sorella, Fanciulla di Conchiglia. Era ancora giovane e pura di cuore e non si augurava altro che un giovanotto galante con cui poter vivere bene. Un mattino Fanciulla d'Oro uscì dal portone del cortile portando in spalla una bigoncia d'oro con cui intendeva prendere dell'acqua dal vicino fiume. Quando vide giacere ai suoi piedi un mendicante vestito di cenci che le sbarrava la strada, Fanciulla d'Oro si spaventò molto, fece un gesto con la mano e intimò al mendicante: «Via di qui, fammi spazio, non sbarrare la strada per il fiume a Fanciulla d'Oro». Il mendicante ammiccò verso di lei e borbottò senza nemmeno accennare a muoversi: «Perché hai così tanta fretta, Fanciulla, se devi solo prendere dell'acqua?» Con superbia le rispose Fanciulla d'Oro: «Mio padre ha bisogno dell'acqua per aggiungerla al vino. Mia madre deve purificare il burro e io voglio lavarmi i capelli. Vi ferma. Ma io non posso alzarmi», riprese il mendicante spalancando gli occhi. «Se vuoi prendere l'acqua, devi saltarmi». «Se è solo per questo», rispose lei boriosa, «ho già attraversato d'un balzo il grande spiazzo dove mio padre tiene consiglio». Dopodiché, con un salto, superò il corpo del mendicante. Il giorno dopo, Fanciulla d'Argento andò a prendere l'acqua. Si mise sulla spalla la sua bigoncia d'argento e uscì di casa. Ma quando vide
giacere in mezzo alla strada un vecchio mendicante, fece un paio di passi indietro. «Lasciami strada», lo esortò. «Fanciulla d'argento vuol prendere l'acqua». Il mendicante spalancò gli occhi e volle sapere perché Fanciulla d'argento fosse così impaziente. «Mio padre vuol mescolarla al vino», proseguì lei. «Mia madre vuol purificare il burro e io voglio lavarmi i capelli, per cui non posso trattenermi qui a lungo». Il mendicante si lisciò la lacera tunica di feltro e disse: «Se vuoi prendere l'acqua, allora scavalcami senza alcun timore. Io non riesco ad alzarmi». La fanciulla d'argento si vantò proprio come la sorella e superò d'un balzo il mendicante. Il terzo giorno venne il turno di Fanciulla di Conchiglia, che imbracciò allegramente la sua biconcia di Conchiglia, se la mise in spalla e uscì dalla porta. Quando vide che in mezzo alla strada giaceva un mendicante, si fermò meravigliata. Quindi si piegò, piena di compassione, sul vecchio e gli domandò con dolcezza: «Desidero andare a prendere l'acqua. Volete lasciarmi passare?» Senza muoversi e senza aprire gli occhi, il vecchio mendicante rispose: «Io non lascio strada a nessuno. Saltami senza alcun timore. Io non ho mai osato attraversare con un balzo il cortile. Quando mio padre è lì riunito in consiglio con gli altri uomini, allo stesso modo non oso scavalcare voi. Attenta a non colpirlo o calpestarlo, Fanciulla di Conchiglia gli passò accanto. Quindi corse giù al fiume che il gorgoglio del torrente invitava a prendere un sorso dalle sue acque limpide e fresche. Nella frizzante aria mattutina la fanciulla posò la bigoncia di Conchiglia, si piegò sulla riva e bevve dal cavo delle sue mani un paio di sorsi della fresca acqua. Dopodiché cominciò a riempire la bigoncia con l'aiuto del mestolo di Conchiglia. Ma quando si chinò per prendere la bigoncia, le sue forze non riuscirono a sollevare il pesante carico. Si guardò intorno, ma non vide nessuno che potesse aiutarla.
A un tratto, davanti alla fanciulla, apparve il lacero mendicante. Fanciulla di conchiglia, ti voglio aiutare a sollevare la biguncia dell'acqua. Contenta per l'offerta d'aiuto del mendicante, la ragazza si abbassò e strinse le cinghie correttamente alle spalle. Quindi il vecchio afferrò la biguncia con le forti mani, ma la sua abilità non sembrava particolare, perché improvvisamente mollò la presa senza che la ragazza avesse fatto scivolare le braccia sotto le cinghie da trasporto. Con un rumoroso splash, la biguncia di conchiglia cadde al suolo e si ruppe, battendo su un masso. Per la paura dei rimproveri materni e per il dispiacere causatole dalla biconcia in pezzi, la fanciulla cominciò a piangere. Il mendicante, invece, sembrava non prendere per niente sul serio l'incidente. Per la biconcia non dovresti veramente dispiacerti. Te ne procurerò io un'altra. La fanciulla pianse ancora più intensamente, perché sapeva che in nessun luogo nel mondo intero esisteva un'altra biguncia di conchiglia come quella. E poi, certamente, al mendicante mancavano i soldi necessari per far confezionare una bella biguncia. La fanciulla non riusciva a darsi pace, ma il mendicante ricompose i pezzi della biguncia spezzata, passò leggermente la mano sulle fenditure e a un tratto la biguncia sembrò ancora più bella di prima. Guarda, fanciulla di conchiglia, sei contenta adesso? Sbalordita, la fanciulla tese la mano verso la biguncia e come fu meravigliata quando vide che era già piena d'acqua, come se nulla fosse capitato. L'angoscia della giovane si dileguò davanti alla certezza di avere davanti un uomo dotato di poteri sovrannaturali. Disse allora al mendicante: voi siete un buon uomo. Dato che mi avete salvato, anch'io vorrei fare qualcosa di buono per voi. Non ho dove dormire questa notte, fece il mendicante. Mi sarebbe di grande giovamento potermi distendere in cucina vicino al focolare. Forse mia madre non sarà d'accordo, rispose la fanciulla esitando. Lei non può sopportare i mendicanti. Ma non inquietatevi, cercherò di persuaderla. Non devi prodigarti in preghiere per me.
Se tua madre dovesse non essere d'accordo, consegnale semplicemente l'oggetto che riposa in fondo alla biguncia. Anche se la fanciulla non si era accorta di nulla quando aveva guardato dentro la biguncia, si fidò comunque del mendicante. Prese la biguncia dell'acqua e la portò a casa. Lì versò l'acqua in una grossa tinozza di rame. Quindi informò la madre del desiderio del mendicante. Ma la madre si infuriò. Come puoi far entrare in casa un cencioso mendicante e farlo stendere davanti al focolare? A queste parole, un oggetto d'oro luccicante saltò fuori dalla biguncia dell'acqua e rotolò al suolo. Fanciulla di conchiglia spiegò alla madre: «Questo è un regalo per te», ha detto il mendicante. Quando la madre si avvide che l'oggetto era un prezioso anello d'oro, subito acconsentì felice. «Su, forza, fallo entrare. Si troverà certo un posto anche per lui». La sera la famiglia sedeva riunita e indugiava a chiacchierare. Il padre beveva il suo tè al burro, la madre filava lana di pecora e si parlava dei problemi di cuore delle figlie. «Io vorrei sposare un principe indiano», disse Fanciulla d'Oro. «Io sarei già contenta con un principe tibetano», ribatté Fanciulla d'Argento. Quando il padre domandò a Fanciulla di Conchiglia, la ragazza tacque imbarazzata. In quel momento entrò dalla porta il mendicante e disse ai genitori: «Per Fanciulla di Conchiglia vorrei fare la parte dell'ambasciatore di nozze. Una fanciulla così bella non dovrebbe sposare altro che Gonzira». Nessuno aveva mai sentito quel nome, nessuno sapeva chi fosse o dove vivesse. Di fronte al mendicante, i genitori immaginarono che Gonzira fosse un tipo come lui, povero, cencioso e disprezzabile. Fanciulla d'Oro e Fanciulla d'Argento confabularono fra di loro e guardarono Fanciulla di Conchiglia con aria di sdegnosa riprovazione. Allora il mendicante si rivolse a Fanciulla di Conchiglia: «Gonzira è una brava persona, ti piacerebbe sposarlo?» Per convincere la fanciulla, il mendicante proseguì: «Avresti una vita felice con Gonzira. Lo credo sinceramente. A te io dico la verità». Alla fanciulla venne in mente l'incontro di quel mattino
e considerò fuori questione la possibilità che il mendicante le mentisse. Mi fido di voi, voglio sposare Gongzira, ma dove vive? Che uomo è? Sei una fanciulla molto saggia. Non devi che seguirmi. Ti mostrerò la strada per raggiungere Gongzira. Subito il mendicante si girò verso la porta e uscì. Siccome fanciulla di conchiglia accennava a seguirlo senza indugio, i genitori adirati gridarono dietro la figlia: «Rifletti bene, non fare cosa di cui potresti pentirti. Una volta che tu ti sia allontanata, mai più la casa dei genitori ti accoglierà. Anche le tue sorelle, fanciulla d'oro e fanciulla d'argento, non risparmiarono parole ingiuriose verso fanciulla di conchiglia». Quando la giovane si trovò all'aperto, nell'oscurità non v'era più alcuna traccia visibile del mendicante. Solo la luna, che con la sua lieve luce allagava la regione e faceva misteriosamente scintillare il bastone da viaggio del mendicante, e permise a fanciulla di conchiglia di intuire la strada da percorrere. La fanciulla camminò infaticabile attraverso valli e monti, senza rendersi conto di quante volte il sole e la luna fossero montati in cielo, fino a che un giorno giunse presso un pascolo montano, dove pascolava un enorme gregge di pecore. Fanciulla di conchiglia domandò al pastore: «È forse passato da qui un mendicante?» «No», disse il pastore, «solo Gongzira è stato qui. Queste sono le sue pecore». Fanciulla di conchiglia ringraziò il pastore e proseguì. Dopo un po' di tempo incontrò un pastore di vacche, cui chiese: «Pastore, avete visto un vecchio mendicante?» «Qui non è passato nessun mendicante», rispose il pastore, «ma Gongzira ha appena fatto visita al suo gregge. Tutto ciò che il vostro sguardo può raggiungere appartiene a lui». La fanciulla si accomiatò con cortesia dal pastore di vacche e proseguì fino a che non si imbatté in un mandriano di cavalli. Alla sua domanda il mandriano rispose: «Gongzira è appena stato qui. Questa è la sua mandria di cavalli. Se lo state cercando, proseguite sempre diritta in questa direzione». Meravigliata, la fanciulla ripercorse nella sua mente le risposte dei tre pastori. Nessuno aveva visto il mendicante,
ma tutti parlavano di Gongsira. Che fosse infine il mendicante a chiamarsi Gongsira? Ma come poteva un mendicante possedere così immense ricchezze? Dopo aver riflettuto a lungo, Fanciulla di Conchiglia rialzò finalmente lo sguardo e si trovò all'improvviso di fronte a uno splendido palazzo, il cui tetto sfavillante d'oro abbagliava gli occhi. Rivolgendosi a un vecchio dai capelli bianchi che le veniva incontro, chiese: «Nobile vecchio, avete visto da queste parti un mendicante?» «No, piccola mia, ho visto solo Gongsira che ha appena fatto ritorno. E ti prego, dimmi, quale divinità viene onorata in questo monastero?» Con benevolenza il vecchio rispose: «Questo, piccola mia, non è un monastero. Questo è il palazzo di Gongsira. Ma adesso prosegui su questa strada. Lui sta aspettando proprio te.» Fanciulla di Conchiglia ringraziò l'amichevole vecchio e si diresse verso il palazzo. Allora, a un tratto, sul suolo che lei calpestava, presero a nascere cespugli di fiori dagli splendidi colori e un profumo meraviglioso si sparse tutto intorno in gran copia. La strada di fiori, creata da mano divina, come una specie di cordone d'onore e di festosa accoglienza, si prolungò fino al basamento di roccia del palazzo. Quando Fanciulla di Conchiglia salì la scalinata, il portone si aprì e Gongsira le andò incontro, circondato da una schiera di servitori che sulle mani tese e aperte portavano in offerta ricchi doni, abiti magnifici e preziosi gioielli di perle, corallo e diaspro. Gongsira, un giovane prestante e assai bello, fece subito partecipe la fanciulla del suo desiderio di sposarla. Lieta, lei acconsentì, perché Gongsira era realmente un uomo amabile. Era proprio lui che, travestito da mendicante, aveva voluto mettere alla prova il buon cuore della fanciulla. Mentre Gongsira sedeva sul suo trono d'oro, Fanciulla di Conchiglia prese posto su un'ottomana d'argento e indossò un abito dai colori dell'arcobaleno insieme a scintillanti gioielli. I due scelsero un giorno di buon auspicio per celebrare nel sontuoso palazzo una meravigliosa cerimonia nuziale.